Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Cercare di pensare fuori dalla scatola. Cioè, noi siamo abituati a pensare che questo è il sistema in cui viviamo e quindi tendenzialmente questo è il sistema che dovremo in qualche maniera adattare e modificare per fare la transizione climatica. In realtà molte delle cause che hanno portato alla crisi climatica e quindi ostacolano la transizione sono elementi fondanti e fondativi del sistema sociale, politico, economico in cui viviamo. La necessità proprio di riuscire a vedere e ad affrontare anche le sfide politiche, di politiche climatiche, con un approccio appunto che guarda agli effetti sull'intero sistema. E anche il tema appunto dell'essere abbastanza creativi, da riuscire a far capire che è necessario cambiare le proprie abitudini.